Ragazzi, oggi siamo di nuovo qui con un format che si chiama A Nudo, con il format che si chiama A Nudo, e A Nudo oggi sarà il nostro Sabaku Nomaiku, Michele Poggi, normalmente. Sì. Sabaku Nomaiku è uno youtuber e streamer specializzato nel raccontare le sue passioni al pubblico attraverso uno storytelling che non è proprio del web. Michele, questo è il suo vero nome, è un videomaker professionista e quindi il videogame, la sua narrazione e la sua filosofia sono al centro di produzioni confezionate ad arte, tecnicamente impeccabili. Sabaku Nomaiku vanta centinaia di migliaia di iscritti su 3 canali YouTube e un pubblico live affezionatissimo. Molti si sentono in crisi, veramente in crisi totale, su questa prima domanda. Posso avere io l'onore di portela? Devi. Se fossi Dio, come organizzeresti il paradiso? Oh, strano. Questa domanda non mi manda esattamente in crisi in maniera così drammatica. Anzi, forse è qualcosa che trovo abbastanza naturale perché ci ho ragionato mano a mano che crescevo, in realtà. Perché tendenzialmente, bene o male, signori, in questo paese si cresce inizialmente indottrinati in un percorso catechista, con un certo ambiente e così via, in base alla famiglia cambia. Quindi crescendo ti poni delle domande, che magari non ricevono poi risposta ovviamente, però ci smanetti sopra, ecco. Quindi, se fossi Dio, come organizzerei l'universo? Il paradiso, più specificatamente? Ok. Facendo sì che fosse una sorta di riflesso dei desideri della mente del singolo. Non una sorta di dominio assoluto sulle anime o su quello che potrebbe essere una sorta di esercito neutrale angelico. Bensì un riflesso, una sorta di prisma che brilla o cambia o è cangiante in base a chi lo abita. Quindi in realtà si potrebbe quasi presumere, ci sarebbe il rischio con alcuni di questi presenti nel paradiso, che non ci fosse interazione con gli altri, qualora non lo volessero o non fosse nel loro istinto animico in vita. Se qualcuno amava stare da solo, avrebbe un universo in cui può essere tale, in totale serenità, per dire. Qualcosa di totalmente costruito sull'anima che lo va ad abitare. Mettiamola così, ecco. Quindi stai dicendo che il tuo paradiso è avere il genio della lampada costantemente a disposizione. Ma nel tuo paradiso, quindi, ognuno avrebbe una sua nicchia, quindi io e te non ci potremmo mai vedere e incontrare. Solo se io avessi nella vita o nel carattere o nell'anima la mancanza di voglia di avere interazione e condivisione, cosa che nel mio caso è completamente opposta. Quindi ci sarebbero alcuni individui che non avrebbero interazione con gli altri, ma probabilmente forse non sarebbero nemmeno quelli che accederebbero magari al paradiso ipotetico, per quanto in realtà potrebbero, perché tutto dipende da questo filtro, no, di giudizio abbastanza poco empirico. Però per il resto sarebbe comunque una bolla in cui tutti in qualunque tempo e spazio possono interagire, ma non necessariamente l'uno vedrebbe l'universo dell'altro, salvo che fosse desiderato. Il paradiso, non l'universo, insomma, l'universo paradisiaco, insomma, il cielo. Perché quest'ultimo cambierebbe in base ai desideri e alle necessità di quel singolo. Quindi tu dici, è impossibile creare una realtà vera per tutti che vada veramente bene per tutti. Assolutamente, altrimenti è una prigione bianca, ma bella, ma assolutamente priva di colore o di qualunque forma di vera libertà. Se ci sono 10 persone nei paradisi, insomma, inventati, no? Nei paradisi personali, sono 10 persone che vogliono incontrare te. Sì. Ok? Michele Poggi. Mm-hmm. Dovrebbero prendere 10 appuntamenti differenti. Mm. Oppure vedrebbero quello che pensano solo essere te, ma è in realtà una sorta di sogno, di interpretazione che è il tuo personaggio. Probabilmente la seconda, perché dovrebbe essere effettivamente una sorta, comunque vada, anche in questa sorta di unione animica e spirituale delle menti e dei corpi, che tra l'altro è appunto ciò che spaventerebbe di un paradiso canonico, in cui tutto è controllato e tutto è pulito e tutto è in qualche modo unico e assoluto. Effettivamente quello che è importante sarebbe mantenere il concetto di
bene o male, intimità e decisionalità dell'essere, dell'individuo. Quindi loro... Ma sarebbe fittizio, idea, però. Sarebbe fittizio, ma perfettamente consapevole, perché loro vedrebbero il paradiso che vorrebbero. Quindi loro avrebbero il loro mondo in cui io posso entrare, mantenendo però, se voglio, la visione del mio senza scoprire il loro. Però se loro mi concedessero la possibilità di superare quella barriera, che è comunque individuale, della serie io vivo nel mio paradiso, ho i miei filtri, ho la mia estetica, ho i miei desideri. Qualora ci si voglia incontrare, sarebbe sempre possibile, salvo che in quel momento io chiuda una sorta di barriera, che deve essere praticamente magica ed assoluta. Non mi dovete rompere le palline, ma nell'istante nel quale anche 10 miliardi, 100 miliardi di esseri umani nell'intera storia dell'uomo e del pianeta volessero interagire, io fossi d'accordo, non ci sarebbe nessun tipo di filtro, però non dovrebbero essere obbligati loro, interagendo con me, a vivere il mio paradiso. Dovrebbero essere totalmente sereni di poter rimanere nel loro, interagendo con me, nel loro e attraverso il loro filtro, per quanto io sarei autonomo e me stesso, ok? Però qualora, ecco, sono una persona semplice. Sì, 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 beh, tra virgolette lo metterei però. Beh, ma sostanzialmente è un'idea, io so che questa bistecca non esiste, ma Matrix suggerirà al mio cervello, sì, che è deliziosa. Esatto, cioè. Sì, è quindi, vero. Quindi, in realtà, cioè, la creazione del paradiso, che okay, come la intendi tu, sarebbe di per sé una finzione consapevole o inconsapevole, perché... Tu mi hai detto che la scelta può essere consapevole o inconsapevole, io posso essere, sì, anche consapevole di vivere in una sottospecie di sogno continuo. Sì. Ok, dove tutto è possibile, dove ogni mio desiderio è possibile, ma potrei scegliere di essere inconsapevole per tutto il resto della mia virtuale esistenza, in questo paradiso virtuale, mm-hmm. Vivendo nella finzione, il tuo paradiso è finzione. In parte, perché tu non mi hai detto se tu fossi qualcuno che accede al paradiso. Tu mi hai detto se io fossi Dio. Quindi... Questa sarà la domanda, me la segno, la domanda della prossima stagione sarà se tu fossi quello che accede. Perché è diverso, se io sono Dio non esiste l'illusione, in quanto il paradiso non è qualcosa che... diciamo il benedetto che ci arriva nasconde per accedere alla sua immaginazione, alla sua bolla di desiderio e individualità. Ognuno di noi in questo caso non è che si nasconde dinanzi a un Dio che concede loro di avere il loro paradiso piuttosto che vedere il suo assoluto. Ognuno di noi è Dio di se stesso. Quindi il paradiso è reale, non è virtuale, semplicemente è una sorta di interpretazione di te stesso che diventa talmente potente, talmente priva di qualunque limite fisico e magico, che si realizza in qualunque momento, quando tu vuoi, quello che vuoi, sempre. È una cosa che in realtà noi già tentiamo di fare sulla Terra, cioè noi altro quando che... ci convinciamo di essere terrapiattisti e diciamo con tutte le forze che abbiamo in corpo che la Terra è piatta, in realtà stiamo tentando di modificare l'immodificabile perché, sì, noi vogliamo crederlo così. Quindi figurati se Dio ti dà una mano, è tutto, esatto, perfettamente vero. È vero, sì sì, esatto, in quel caso saresti padrone assoluto, saresti una divinità, appunto. Bello, voglio entrare anch'io nel paradiso, però non sarà così, Michele, secondo me ce la pigliamo in culo fortissimo a un certo punto. Sì, ma in loop, costantemente, esatto. No, no. A macchina, esatto, sì. Ok, diciamo che sei stato esaustivo. Fantastico. Cioè, io ogni volta mi pongo la domanda, ma ci vivrei in... cioè, accetterei questo compromesso del vivere costantemente in una semifinzione? Non lo so, cioè in una sorta di elaborazione costante di quello che è il mio pensiero, non lo so, cioè, è sempre complicata, no, la risposta. Voi conoscete Q di Star Trek come personaggio? No. Avete mai visto The Next Generation? No. Q, no, è un personaggio che viene introdotto in The Next Generation, il quale fa parte di una specie quasi onnipotente, direi quasi solo perché dovrei rivedere un po', ma credo che sia onnipotente. È in grado di fare qualsiasi cosa, essere in qualunque dove e in qualunque tempo, ed è immortale ed invincibile, praticamente. Okay. E si
va a porre queste domande poi nella storia che affronta il personaggio nei suoi episodi, perché arrivi al punto in cui hai questi esseri più che decamillenari che hanno esaurito tutto quello che potevano anche sol pensare di desiderare di provare a fare, ogni singolo luogo di ogni singolo universo, di ogni singolo momento della storia, e hanno già visto, hanno già provato, hanno già eseguito, hanno già trasformato, ed esistono poi in una sorta di loro dimensione praticamente autocreatasi dal loro desiderio, in cui si annoiano e non fanno nient'altro. Cioè è affascinante perché a un certo punto finisce, no? Quindi questa infinità, questa eternità anche appunto divina, che si fa poi? Si arriva alla saturazione? Sono domandine. Ma credo che si arriverebbe a un estremo del tipo: ok, ho fatto di tutto per stare bene, adesso mi ha annoiato, adesso proviamo come ci si sente col femore rotto. Inizieresti a fare ste cose? Sì, è vero, è verissimo, sono abbastanza sicuro che si arriverebbe alla follia assoluta, per poi annoiarsi anche di quella e resettare. Allora, io passerei alla prossima domanda. Rappresenti un po' la categoria dei comunicatori per eccellenza. Cioè, tu quando cerchi di parlare di un determinato concetto, usi tutta la tua comunicazione verbale. Sì. Ecco, se tu, in un ipotetico momento, dovessi scegliere soltanto tre parole che possono essere anche scollegate nella vita, okay, con le quali comunicare, tu hai solo tre parole a disposizione con le quali comunicare, quali sceglieresti? Non puoi dire nulla, puoi usare il tono, puoi usare il scritto, puoi usare tutto quello che abbiamo a disposizione, ma potessi esprimerti verbalmente con sole tre parole. Quale sarebbe? Utilizzando però esternamente degli strumenti comunque. Puoi utilizzare quello che ti viene in mente. E le persone sono andate in crisi con la prima domanda, non con questa. Bene. Allora, io proverei in questo caso a usare la furbizia e barare. Perché in realtà sottolineerebbe anche cose estremamente importanti per quello che sono e non solo quello che faccio. Quindi, buttandomi nel burrone, potrei pensare di dire: video, musica, amore. Perché sicuramente la terza è un pochino più universale ed è un modo di comunicare che potrebbe essere utilizzato anche attraverso il linguaggio non verbale e non solo. Ma video e musica possono essere strumenti infiniti per poter trasmettere qualunque cosa. E quindi, al di là di quello che sarebbe poi mostrare o far ascoltare qualcosa, coinvolgono una serie di realtà che possono essere più che universali. Quindi mi rappresentano, sono radici che poi possono diramarsi altrove e sono parole che includono tanto, però non sono parole ma anche strumenti, cioè non sono parole fini a se stesse o che hanno un significato che può essere espanso come amore, sono anche meccanismi di comunicazione, quindi è un po' un salto dello squalo. Quindi facciamo un esempio concreto, se Mario è concorde, no? Noi tre siamo al telefono in questo momento, stiamo facendo una chiamata condivisa, ok? Io ti chiedo: caro Michele, oggi com'è andata? E io ti dovrei dire: musica! E ti faccio partire una canzone che sia azzeccata in base alla giornata, che sarebbe incredibilmente buffa da ascoltare in questo momento, però sì. Beh, però lui è uno youtuber, cioè nel senso, se tu a uno youtuber gli chiedi: oh, ma com'è andato? Lui fa: ma video. Cioè comunque c'ha ragione, capito? È vero. Mi viene da piangere. Ha un senso. No, le persone a cui abbiamo chiesto... Sono curiosissimo. E poi vedrai, giustamente, non spoiler. Si sono giustamente poste nell'immediatezza, no, della risposta, perché ecco, anche ruota, contesto... zucca e lampadina, esatto. No, però in un contesto familiare come cioè, della serie, sei a pranzo dai tuoi e vuoi chiedere qualcosa, è difficile interagire con tre parole: musica, video e amore. Ok. Sì. Però a quel punto entra anche in gioco il confermare se stessi.
è il modo più assoluto di descrivere in ampiezza ciò che posso essere e ciò che posso comunicare con solo tre parole. Cioè, tu preferisci magari sacrificare un po' l'efficacia delle parole, però sì, tenendoti quei concetti a cui sei maggiormente legato. Cioè, tu preferisci rispondere alla domanda chi sei piuttosto alla domanda ti va il caffè. Esatto, cioè preferisco magari essere un pochino meno aiutante del prossimo, ma più consapevole di me stesso, che lui sia consapevole di con chi ha a che fare. Ok, così. Ok. Deve adattarsi un minimo. Ha senso, ha perfettamente senso. Fico. Ok, io direi di passare a una domanda che generalmente tutti finora hanno tentato di svicolare in un modo o nell'altro, ed è questa. Michele Poggi, okay, di chi è invidioso solitamente? Chi invidi? Ah, ma come svicolare? In realtà io sono sempre stato invidioso solo di una forma di entità estremamente specifica, quindi non mi è difficile rispondere. Questa è istintiva facile per me, perché crescendo non è mai cambiato. Magari ho avuto qualche scintilla qua e là nella pubertà, nell'adolescenza, quelle cose che ti fanno crescere o ti fanno appunto rodere diverse realtà più volte, bla bla bla. Però poi, una volta raggiunta una certa maturità, per quanto ce ne sia ancora di strada, di chi sono invidioso, di cosa sono invidioso? Sono invidioso solo, davvero, di tutte quelle entità che possono vivere fuori da quello che sono i limiti sociali del dover combattere per sopravvivere utilizzando il metodo del denaro. Per farla in maniera sintetica, gli schifosamente ricchi. E basta. Fine. Io certe volte non so se odiarti o amarti con tutto me stesso, Michele. Cioè, questo te la devo dire, te la dico in questo contesto. Perché a un certo punto la mia espressione è: che cazzo stai dicendo? E hai espresso un concetto tremendamente semplice con sì, mole di quindi, cioè, tornando alle prime tre parole, come cazzo faresti tu a me con tre parole? Non riusciresti mai ad esprimere i concetti. Beh, potrei far vedere uno dei programmi che ho visto esistere su Sky and Company e di cui non ho mai visto un solo episodio, per evitare ulceranti problemi alla giornata, come quelli in cui vuoi vedere questa casa da 600 milioni di euro, vieni a vederla con noi insieme a coloro i quali ne hanno una dozzina. No, non la voglio vedere, merde. Grazie, ho da fare, devo lavorare per vivere, ciao. Esatto, però è ripartito in un modo tale che, sai, sono invidioso delle persone che riescono ad essere al di fuori di quel contesto sociale. Io stavo figurando, non sto parlando della spiritualità, però io ho capito, mi stavo immaginando una asceta, sai, una persona di queste, poi no, quelli schifosi, assolutamente no. In realtà quelli li posso anche incredibilmente rispettare, avere una curiosità pazzesca di poterci passare qualche giorno o settimana facendo sì che potessero parlarmi di, ma no, mi piacciono i soldi. E per quanto io in realtà lo dica con goliardia, perché non faccio quasi nulla per inseguire il denaro, cioè non sono imprenditore e lavoro tanto sulla creatività e quello che voglio fare piuttosto che quello che posso guadagnarci o costruirci attraverso, che non sia un percorso e una sorta di fondamenta di orgoglio e progetto, è perché in realtà so che qualunque cosa, qualunque ricerca della monetizzazione non sarebbe a 11 zeri e non mi interessa. Quindi, cioè, non supererei quella barriera che mi fa vivere il pianeta e l'umanità in maniera diversa, in maniera completamente priva di qualunque pensiero che non sia come uso i miei giorni per viverli, piuttosto che per costruirci qualcosa, perché potrei anche costruirci qualcosa. Ho visto che effettivamente ci sono mega, ultra, paper miliardari che hanno più di 70 anni e lavorano a un progetto come magari una sorta di gruppo di Formula 1, ho visto alcuni tecnici che lavorano con persone che potrebbero tranquillamente non fare nulla, hanno dei loro brand e così via, per mantenersi vivaci e attivi. Ma è una cosa diversa dal sto combattendo la partita, mettiamola così. Beh, comunque nel mondo della creatività il problema è sempre questo, cioè tu dalla creatività tiri fuori dei soldi, ma sai anche che
i soldi che ci tiri fuori sono in qualche modo proporzionati a quanto sei stato mediatore nella tua opera, cioè devi sempre stare a mediare. Quando tu non hai più problemi di soldi, crei davvero quello che hai dentro senza preoccuparti del quanto ti frutterà. Sì. Questa è una libertà che ti puoi permettere solo quando sei, come dicevi prima, sfondato di soldi come la merda. Esattamente. Sì. E quindi dammi un nome e un cognome. È facile ormai, dai, che cavolo. Un nome e cognome? Guarda, sì, te lo dirò. Il nome e cognome non lo conosco. Pensa un po' che sorpresa, quindi non andrò nell'ovvio. Ma l'esempio migliore che posso dare è la moglie di... ora mi sono dimenticato il nome, ma il CEO di Amazon. Di Jeff Bezos. Jeff Bezos, perché la moglie non ha, o nel caso non voglia, non dovrebbe avere, una volta che divorzia e ha 38-39 miliardi di dollari, che praticamente diversi paesi e il loro PIL implosi in un singolo essere umano, al di là di quello che potrebbe costruire come basi su Marte, un'altra dimensione, il paradiso che avevamo detto prima, lei non avrebbe, se non lo volesse, presumo, perché non conosco l'individuo, parlo per assoluti qui e generalizzazioni, responsabilità di mantenere azionisti, di avere un impero. Avrebbe solo il denaro, volesse avere solo il denaro. E quello è quello che intendo io. Quindi tu sei il tuo sogno è prendere un gratta e vinci e stare, sì, a posto con però, mezzo milione. No, troppo poco. Esatto, io sto parlando di qualcosa di ridicolo, io sto parlando di qualcosa che rompa le regole, non che ti arricchisca, che rompa le regole. Davvero, sto parlando di miliardi di dollari, che sono una roba che non è più qualcosa che ti permette di avere un progetto di investire. Hai semplicemente battuto il pianeta, non è più qualcosa, non fai più parte di quella umanità, proprio non lo sai più. Cioè Michele sta parlando di una ricchezza tale che non è che ti compri la macchina bella, Michele sta parlando di una ricchezza tale che tu compri un aereo privato solo per il gusto di cagare sulla cloche. Esatto, sì, sì, esatto. È così. Bello. È estremamente non mi dopo questa altri, metafora ma... dopo... bello, esatto. Bello. Quella volta in cui hai sbagliato tutto. Cioè quella volta in cui hai detto no cazzo, no, cioè no, proprio no, non va bene, non sto facendo bene, non... Questa risposta ovviamente potrebbe avere multiple, no, direzioni, però ce n'è una assoluta. Anche qui è bello perché mi stanno venendo piuttosto istintive, sono flash incredibilmente lucidi. La volta che ho sbagliato tutto è stata la seconda prova di maturità. Da liceale, perché era la prova di matematica e diciamo che io da piccolo, nella crescita, ho sempre amato profondamente la matematica. Ero quello che alle elementari metteva in difficoltà delle buonissime maestre, che forse terrorizzate da quello che potesse causare il dare certe risposte aperte a un bambino, magari gli scoppiasse la testa, mi dicevano insistentemente, facendomi arrabbiare tantissimo, che non esistevano i numeri negativi. E io non riuscivo a crederci, perché mi ero inventato sta cosa dei numeri che potevano andare sotto lo zero. Ma no, non si può, non si può, non è vero, sotto lo zero non c'è niente. E io facevo i disegnini, facendo le linine, cioè no, non è vero, guarda, si può andare tipo meno. E poi non mi hanno mai risposto a questa cosa, fino a che poi ho scoperto che esistevano e mi sono sentito tradito per sempre. Quindi ero incredibilmente innamorato della matematica, fino a che, questa è una cosa che non in pochi credo l'abbiano affrontato rispetto a quello che è il nostro momento storico, non so se dire italiano o meno, penso che sia una cosa globale, ma in Italia particolarmente, credo, suppongo, presumo, è arrivato la docente criminale, totalmente inadatta al suo lavoro, un animale che meriterebbe di incontrarmi oggi, e io, ecco, pagherei per incontrare oggi quella persona, che ti... violenta psicologicamente e mentalmente, proprio a livello spirituale anche, ti distrugge come essere umano in crescita e fa di tutto per qualche sua
perversa voglia di vendetta sul mondo perché è stata un underachiever. Underachiever è un termine che a me piace molto per descrivere queste persone. Mi fa sentire estremamente bene definirla così, perché è una mia vendetta proprio mentale. Cerca di vendicarsi su un mondo che l'ha punita a causa delle sue scelte o chissà cosa. Anche se non fosse colpa sua, diventa colpevole nell'istante in cui devasta e uccide la voglia di crescita e studi di un bambino. Cioè proprio non meriti nulla di quello che hai. Da lì in poi, però, comunque, superato il trauma, e si cresce festeggiando i tre. Ah, non è zero! Oh, ottimo! Bene! E quindi arrivai al liceo superando un percorso di tali fallimenti in matematica. Nonostante avessi quell'amore ormai calpestato, che, come è successo a tutti, il momento dell'esame di maturità è difficilmente paragonabile ad altri. Si può, ma è quello. È unico, è assoluto. Cioè non, è distruttivo per quello che è praticamente uccidere l'orso di alcune tribù. È quello. ti fa diventare uomo, ma nel modo sbagliato. E quindi io ero tesissimo alla prima prova. Impazzivo all'idea della terza. La mattina della seconda prova io ero una gazzella. Ero una tisana vivente. Perché sapevo che non avrei potuto fare niente. Cioè, non avrei fatto altro che ridere per 6 ore. E io ricordo fermamente la risata, una delle risate isteriche più forti che abbia mai fatto, non rumorose ma proprio nell'anima, è quando ho visto che c'era praticamente un pentacolo di persone in quella forma, in quella posizione, unendo i puntini, che cercava di darsi una mano con quello che era invece colui il quale era rimasto non violentato dalla matematica o dalla docente o dal docente, e quindi cercava di dare risposte agli altri. Come lo fai all'interno di una forma di esame di maturità? Con dei fogli accartocciati messi nella tubatura sfasciata del cesso. Perché era la scuola italiana è quella, cioè è il tubo spezzato che esce fuori dalla parete nei bagni. E quindi io mi ricordo che dopo molte ore in cui vedevo questi linguaggi che un tempo mi affascinavano e che ancora oggi mi affascinano, ma dopo aver, diciamo, in qualche modo superato il momento, a posto di farci disegnini, vado in bagno alla ricerca di questo Graal e lo trovo. Era un foglietto piccolo piccolo che ho cominciato a spiegare, ad aprire, e alla 14ª apertura era diventato grande come la stella di Rosetta. E c'era talmente tanta roba scritta sopra che io l'ho guardato, ho riso, l'ho richiuso e l'ho rimesso a posto. Perché come io avrei dovuto memorizzare 27 righe di matematica, o come magari aveva presunto il povero ragazzo, se io avessi avuto bisogno solo di un consiglio, cosa che non era la situazione, non avevo bisogno di un consiglio, sono andato a sedermi e insieme ai miei più cari amici, che erano nella mia stessa situazione, abbiamo aspettato che il tempo finisse. Lì ho sbagliato tutto. La domanda successiva è: con quanto sei uscito la maturità? Perché considera questo, ho preso un punto in meno del massimo nella scrittura e 2 punti in meno, ma 33 su 35 credo fosse l'orale, e 2 punti in meno per l'orale, più 0 in matematica. Quindi era sopra il 70, però è stato il top top 0. Media, papù! Quindi era quello. Meraviglioso. 77, 74, non mi ricordo. Comunque sotto l'80. Tutto per colpa della matematica. Tutto per colpa di quella là. Cioè, per colpa di quella là, non della matematica, non ricordiamolo. Matematica. Esatto. Mi sono molto invidioso di te però, Michele, a questo punto, perché almeno tu hai qualcuno da incolpare per la tua incapacità matematica, io invece devo proprio tutto a me stesso. Beh, il fatto è questo, incolpo qualcuno perché merita cattiveria, era una persona brutta, però allo stesso tempo poi ho mollato, cioè non mi sono messo, devo riuscire a superare questa cosa. Le ripetizioni di matematica sono uno dei ricordi più brutti della mia vita, perché era un ostacolo ormai insormontabile, è come
aver veramente saltato una parte di apprendimento e non poter più recuperarla inseguendo l'impossibile, è terribile. Quindi abbiamo perso l'opportunità di avere un ingegner Michele Poggi, matematico. Dai, lo scienziologo astronauta, esatto. Abbiamo perso, cioè, vedete i danni che fanno alcuni professori. Esatto, adesso avete questo canale. Il comunicatore e sì. Non il matematico. Che è un linguaggio, però, la matematica. Però io mi vendicherei, Michele. Cioè, se trovassi questa donna, le metterei davanti la tabella dei parametri di Dark Souls e le direi, adesso mi spieghi l'equilibrio. Esatto, e le parlerei esattamente come lei parlava a me. Che guarda, quello sarebbe il mio paradiso. Donne e denaro? No, vendetta. Esatto, quello. Va bene, va bene. Allora, okay. Ovviamente c'è la domanda collegata a questa, che è invece quel frangente in cui hai sentito che stavi facendo tutto fottutamente bene, quella volta che hai azzeccato tutto. Wow, immagino che molte risposte siano mai, cose del genere, però perché sarei tentato, però ho accumulato talmente tanto odio represso con l'ultima risposta, che la successiva diventa eco di quello. Un altro momento in cui ho sviluppato un odio, però più consapevole, proprio in nome del fatto che era la situazione opposta. Stavo facendo tutto fottutamente bene, perfettamente. È stato ormai un bel po' di anni fa, quando... Ok, senza che sia un... Quando cominciò tutto, quando ero un embrione. Il punto è questo. Quando ho iniziato un percorso verso quello che erano i miei obiettivi professionali di videomaking, post-produzione, grafica e così via... Mi fu detto molto chiaramente da persone stimabili che non era assolutamente il caso di fare università. Sarebbe stato un errore. E a conti fatti, per come funziona il mercato video e l'industria televisivo-cinematografica in Italia, è vero. È un errore, si può recuperare semmai dopo, una volta che sei già inserito. Perché se perdi quei treni, se perdi quel momento in cui sono tutti molto vispetti e attivi, è la fine. E soprattutto è talmente pratica la situazione, nel senso che non ti serve necessariamente per fare post-produzione di determinati lavori o montaggio, sapere quello che un'università ti occupa in quegli anni. È semplicemente una roba più verticale, che include storia del cinema, include storia del montaggio, include cultura, ma deve essere messa in pratica al più presto. Quindi, in un mondo utopico, io mi sarei inserito in questo universo creandomi un percorso. In Italia, e questa sì, sì, che è una cosa italiana, sono diventato lo stagista per 5 anni. Cioè, sono diventato lo stagista non pagato, stai scherzando, non pagato, per carità del Signore, in cui però uscivo pagandomi mezzi, benzine, cose, perché ci mancherebbe anche altro, non pagato all'interno di uno o più studi televisivi che facevano la pallina da ping pong, sfruttando i poveri giovani come me che avevano tanta voglia di fare e non conoscevano ancora il mondo. Infatti, nel mio percorso professionale, cosa che purtroppo penso non sia assolutamente speciale nei miei confronti, purtroppo veramente per tutto quello che ci circonda, quello che ho imparato più di tutto non sono competenze professionali, ma è come non prenderla in culo. Così. Cioè, ho imparato la malizia e il ti sto fottendo. Ah sì? E ti fotto io prima. Qualcosa del genere. Che il ti fotto io prima diventa un no grazie. Oppure mi stai per culà? È quello che mi ha insegnato. Sono cresciuto nel modo sbagliato sotto questo punto di vista. Perché avrei voluto apprendere altro. Per carità, non solo, ma soprattutto. Quindi, quando è che ho azzeccato tutto? Quando anche i collaboratori di coloro i quali per cui lavoravo hanno cominciato a sentire un cattivo odore, ovviamente prima di me, che ero comunque lo sfigato schiavo di Boris, però allo stesso tempo lo stavano diventando anche coloro i quali venivano pagati. Stava succedendo qualcosa di bruttino, molto molto italiano. Quindi che cosa è successo? Con tutto il bene, magari, che voglio a quei ricordi e ad alcuni momenti, anche di quelle personalità preziose per la mia crescita e così via,
e non cattive persone erano dentro quel loop, erano dentro questo meccanismo di fare il massimo con il minimo, che è appunto anche qua molto nostro. Che cosa è successo? Che si è creato un casino. Hanno tutti mandato tutti a fanculo, per farla molto breve, e io, il piccolo tecnico montatore video, con un terribile senso di responsabilità, si chiese: e mo che succede a tutti i clienti, a tutta la gente, a tutte le responsabilità che abbiamo? Vabbè, io vado in ufficio e vediamo se arriva qualcuno. Per un mese non arrivò nessuno. Ero completamente da solo. E lì ho fatto per quel mese tutto fottutamente bene, lavorando per tre, e ho capito di essere indispensabile. Quando ho capito di essere indispensabile, epifania. Andate tutti a fanculo. Lì ho capito che ero stato sfruttato. Nonostante, sì, avessi fatto un percorso che mi aveva insegnato a essere indispensabile, ma avrei potuto farlo in un decimo del tempo. E pagato. Un minimo, perlomeno la sopravvivenza, perché senza i genitori, marameo, eh? Cioè, non potevamo minimamente sopravvivere. E quindi lì, in quel periodo, feci tutto bene. E mi diede l'illuminazione epifanica del oh cavolo, servo, oh cavolo, ma allora oh cavolo. E si cresce, ecco. Quindi da lì hai fatto lo scatto di maturità vero e proprio. Lì è stato lo scatto traumatico, ma è stato lo scatto, sì. Sono maturato, ma di botto. Mi piace come momento in cui hai azzeccato tutto, sai, perché di solito si pensa a quella volta in cui hai fatto centro, invece tu identifichi il tuo momento di massimo successo come un'epifania. Sì, è vero. Sì. Tu scegli. Okay. Interessante, molto interessante. Sì, è molto interessante anche tutto il preambolo. Ero lì mentre raccontavi la storia. Mi sono sentito frustrato. Sì, per te, proprio ho sofferto per te. Quindi figo. Ok, passiamo a una cosa sempre bruttina, perché si parla di scuse. La scusa che usi più spesso. No. Così non ti potranno più... Ecco, no, non puoi rispondere o la connessione lenta, perché questa l'hai usata troppo spesso. Esatto. No, è la fine, perché è vero che ormai è tanto tempo che non la uso, proprio grazie a quella grande epifania che mi ha reso abbastanza grande da dire no, oppure... Però in genere nella crescita... E qui sì. Si scava la terra e tirano fuori i cadaveri antichissimi. La scusa, beh, purtroppo è una eterna, ma abbastanza comune. Non penso di essere molto speciale in questo, però la usavo sempre con grande dolcezza. È il vedremo. il vedremo è la mia scusa. Vedremo. Cioè, questo è bello, perché tu dici, dai anche un minimo di speranza, ma alla però, fine non la sì, non però la è terribile, là. Sì, esatto, vedremo, sì, era il vedremo mai più, il ripasso dopo dei mercatini. Pericolosissima, esatto. Questa è pericolosissima. Sì, sì, è un'arma, sì, esatto, per fortuna ormai non c'è più. Ma non ti sei ritorta mai contro? Quella volta che mi hai detto vedremo, allora il fatto è questo. Essendo la persona che sono, non mi si è mai ritorta contro, perché comunque io do tanto, però mi si è ritorta contro nel momento nel quale era era come al lupo al lupo. Cioè, io a volte dicevo vedremo per davvero, però poi se dicevo vedremo era finita, cioè, e quindi era vedremo, no, ma sì, sto cazzo, no, davvero. E quindi sì, però ormai non più, però ci sono, fa parte di me, della mia crescita, il vedremo. Come non riesco a dire davvero non mi va. Esatto. Ora siamo arrivati in un momento del format in cui di solito cadono un po' di muri e cadono un po' di certezze. Spiegheresti l'amore a un bambino di 3 anni nella maniera più semplice? È un bambino estremamente sveglio, porca miseria, a 3 anni. Non oso immaginare cosa facevo io a 3 anni. Però... è complicato, ragazzi. A un bambino di 3 anni non posso dargli in mano Final Fantasy 8, quindi che è quello che inizialmente me l'ha fatto conoscere in maniera indiretta.
a un bambino. Il modo in cui lo potrei fare a un bambino è attraverso una similitudine che possa comprendere. Una cosa che mi viene in mente istintivamente mentre la testa mi vortica è far lui un paragone con il sole, un'alba, la luce, il fatto che lui possa vedere nella luce, nel calore del sole, qualcosa di cui ha bisogno e che lo fa stare bene e contemporaneamente che implicitamente non vorrebbe vedere andare via. È l'unica per un bambino. Dirgli la parola luce, forse. La luce. È la luce. Però è la luce dei grandi, mettiamola così, di un legame che diventa naturale e necessario, potremmo dire. È la cosa che mi viene in mente. È la faccia dei muri che cadono, è la mia eloquenza che cade. Perché è difficile, tanto. Sarebbe davvero per me un metterlo senza che venga brustolito, magari in un parco davanti a, non dico all'alba perché sarebbe in coma, io sarei in coma, però davvero mettergli una luce davanti del sole che scalda, non quella elettrica, non quella fredda, bensì quella che comunque la vitamina D, e parlargli del fatto che crescendo si può trovare quella luce altrove, quel calore, quella sensazione bella, quella coccola. Domanda veramente bastardissima questa qui. Sì, stupenda. E ne restano tre. Oh, io direi di partire con una che noi stessi abbiamo sottovalutato nel momento in cui l'abbiamo pensata. Ovvero, devi sacrificare uno dei tuoi sensi. Quindi olfatto, tatto, gusto, udito, vista. Okay. Quale decidi di sacrificare? Per me è davvero ovvio. Cioè, in base alle bilance, questa non è una di quelle cose su cui, stranamente, per qualche perversa ragione, sono cresciuto pensando. Sì. Era sì, preparato. Sì. Sono preparatissimo perché io spesso penso al sacrificio e al cosa. Per bilanciare, e quindi su questa è facile. Rispetto al valore che hanno tutti i sensi, ce n'è solo uno che potrei effettivamente sacrificare, non sentendone una lacuna grave per quello che a me piace vivere, rispetto al fatto che comunque perdere qualcosa, ed è l'olfatto. È l'unico. L'olfatto è l'unico senso che ritengo sacrificabile, gli altri no. Ci vuoi spiegare perché? Sì, perché si sottovaluta il tatto. Si sottovaluta tanto il tatto, perché il tatto non è soltanto sentire ruvido, liscio, freddo o caldo. Il tatto è quello che ti fa percepire la pelle. Cioè, è molto importante. È molto importante percepire il prossimo, sentirlo. Percepirne la vita, ma anche la sostanza, la consistenza, la concretezza, ed è ognuno è diverso, quindi percepire la differenza tra davvero una pelle e un'altra, toccare i capelli, percepire quello che è davvero il vento tra le dita, non è così scontato rispetto a qualcosa che bene o male, crescendo invece, diventa quasi sempre più abitudine ed esperienza fatta. È difficile, salvo che tu vada a cercare cose sintetiche, trovare un nuovo odore. Quindi puoi sentirne la mancanza. Puoi sentire la mancanza di quello che non puoi più odorare, mai già bene o male odorato. E soprattutto l'olfatto è il senso che più spesso ti dimentichi di avere. Perché tendenzialmente si vive in un ambiente, specialmente grazie alla nostra modernità, semi inodore. Anzi, più che altro spesso si lavora per togliere i cattivi odori. Quindi deodoranti, pulizia, profumi. Quindi il profumo già di per sé è artefatto. Sì, è una scelta personale di un individuo, ma non è l'individuo, come il tatto ti farebbe capire. Quindi l'olfatto è abitudinario e sicuramente si perdono delle sorprese. Alcuni odori molto forti, anche l'individuo, anche l'essere umano singolo ha il suo odore.
però è più importante poterlo toccare che non sentire con l'odore, per me. Quindi è quello. Esperienza, abitudine, che è sacrificabile, sacrificata rispetto al tatto, e gli altri non li metto in conto perché sono su un altro piano di esistenza. Io non potrei mai neanche vivere attualmente, mi rifiuterei di vivere senza la vista, per esempio. Beh, certo, videomaker senza la vista è un po' difficile. Esatto, esatto. Molti sul discorso dell'olfatto, c'è questo discorso, e l'olfatto a quanto pare è il senso che maggiormente richiama i ricordi. A me è successo di avere un odore che mi ricordasse qualcosa, ma veramente di rado. Cioè, deve essere un odore che ti riporta veramente a un istinto infantile o a un vecchio ricordo d'amore, ma veramente specifico come odore. Cioè, deve essere una roba pazza. E di nuovo ricade per me nella sacrificabilità, perché è successo così poche volte, perlomeno nella mia esperienza, piuttosto invece al vedere, il sentire qualcosa o il toccarlo, che dico, piuttosto che perdere quei tre, quello lo posso lasciare andare se c'è la lista. E adesso c'è una domandina, secondo me, abbastanza easy, facile. Ok. La cosa più bella che ricordi, cioè il tuo pensiero felice, la cosa che quando ti è capitata ti ha messo lì da parte una saponetta con cui puoi lavarti via dalle mani l'amaro di qualcosa. Beh, penso che in questi casi si lavori molto su quello che è la mente umana, il cuore umano, il modo in cui la prima volta diventa per forza di cose un'ancora che poi si espande per sviluppare le successive, indipendentemente da tutto, specialmente quando sei più piccoli, no? I bambini fanno "oh, che meraviglia", gli adulti sviluppano un ricordo specifico che è un picco, per quanto in realtà emotivamente ripetuto. Tu puoi ripetere le stesse emozioni in determinate fasi della vita, non è una tantum ed è passata. Questa è una cosa che la pubertà e l'adolescenza ti porta a dover capire, perché altrimenti è la fine. I traumi d'amore da piccini sembrano gli unici che tu possa mai vivere, invece campa cavallo, vedrai che succede dopo. In realtà, quindi, effettivamente, se non devo mettermi a ragionare cercando la cosa più bella, ma il ricordo che io percepisco come effettivamente bianco in mezzo a qualunque altro, è stato la prima volta che ho visto la mia prima fidanzata, visto che la relazione era iniziata a distanza. Ah, oh. Sì, perché era iniziata a distanza con 56K e tutto ciò che comporta, però era all'estero. E quindi viveva all'estero e non l'aveva. E ci siamo visti solo dopo un po'. E il momento in cui ci siamo visti, e ho visto, e ho percepito, compreso, e anche poi visto il modo in cui ha reagito lei, eccetera, che è caduta a terra. È caduta a terra. Era talmente emozionata che le gambe non hanno retto. E quello non. È quello. Indipendentemente da come siano stati momenti assolutamente poi condivisi, ripetuti ed evoluti nel tempo anche con altre persone, il ricordo bianco è quello per forza, perché poi il resto è crescita e anche confronto con quello che è la maturità e l'affrontare un universo più complesso. E lì no, lì c'era solo bianco, era quello. E giustamente era il tuo primo vero contatto, quindi esatto, sì. Sì. Beh, molto assolutamente intenso come tanto come ricordo. Sì. E io arriverei quindi a cosa ti fa ridere? Cioè, siamo abituati a vederti in diversi panni, no? Noi specialmente abbiamo riso e condiviso cose insieme ed è bello, ma cosa ti fa realmente ridere? Ci sei andato in realtà molto vicino, perché la risposta istintiva a cosa mi fa ridere è il gruppo, è lo stare con qualcuno, è il condividere scherzo, goliardia e momenti, anche da galera, cioè, roba da prigione a vita e butto la chiave, a altro che demonetizzazione, cose terribili,
terrificanti, però è quello. È lo stare con qualcuno a cui voglio bene, è il divertirmi con qualcosa insieme a qualcuno che mi fa ridere anche spontaneamente, mi piace, mi emoziona. È difficile che io riesca a ridere da solo guardando qualcosa, deve essere molto acuto, però in generale, quindi, quello che mi fa ridere più tanto che l'umorismo è lo stare insieme e crearlo, anche se animalesco e terribile. È questo. È una risposta breve, però secondo me include un bel insieme di ramificazioni istintive che non c'è bisogno di esplicitare. Insomma, è il pub con gli amici, il stare appunto come siamo stati noi a teatro quel giorno per All Gen, tutto sì. Quello. Sai cosa mi è tornato in mente mentre dicevi le cose le cose stupide, goliardiche? Okay. Mi è tornato in mente, c'eri anche tu, credo, eravamo tipo a Foggia, a Bari, mm-hmm. E eravamo in fiera e c'era sto cesso dove entravamo noi youtubers, e c'era tipo una granata di merda sulle pareti dentro il cesso. Sì, sì. E abbiamo mandato Marcus Cron con la GoPro a fare le riprese. A fare le riprese. Sì, era esploso un uomo lì dentro. Sì, era esploso il culo, esatto. Sì. Oddio, oddio. Che meraviglia. Invece, se dovessi dire un video, dici, uno dei video che hai visto su YouTube che ti ha fatto sbragare, che hai rivisto 10 volte e ogni volta ti ha fatto sbragare di risate. Cavolo, qui devo pensarci. Ma anche un fail de merda di quelli che durano 10 secondi con la vecchia che si fa male, capito? Anche una cosa molto, molto Freud, sì, esatto. Godere del dolore altrui, esatto. del fallimento del prossimo. Ma allora, facciamo così. L'istinto che mi viene lo posso generalizzare con canali come Sia Night and Happiness. Sai, Night and Happiness. Okay, sì. Loro non sempre, ma mi ammazzano a volte. Oppure Dorkly, alcuni video sì. Dorkly del passato, quelli li adoro perché sono incredibilmente verticali rispetto a quello che può essere la passione videoludica, ma in generale molto intelligenti e sono anche simbolo della crescita, del riuscire a superare quei limiti che da bambino sembravano insormontabili del videogioco. Invece no, scostruirci sopra una narrativa. Però Cyanide and Happiness sono sono fantastici. Dorkly, per chi non lo conoscesse, mentre sì. Cyanide and Happiness è più, diciamo, semplice perché è stato tradotto più volte. Dorkly è un po' più per i nerdacchioni, no? Sì. È molto, molto più per i nerd, quindi andatelo a cercare nel caso perché merita anche quello. Esatto, cioè è un po' come quando vedi Luigi in Dorkly che finisce nel bar di Undertale e sono tutti incinti e a farsi effusioni e lui è preoccupatissimo perché dice mi sembra di stare in una pagina di Tumblr, no? È fantastico, sono cattivissimi però belli. Beh, con questo si concludono le nostre domande, si conclude questo format e noi possiamo ringraziarti e invitare tutti ad andare sulle tue pagine social di Sabacuno Maico. Dai, non vedo l'ora di vedere il risultato. Sono curioso anch'io di capire poi se piace, perché noi stiamo registrando tutto in anteprima. È estremamente interessante. Proprio per far sì che gli altri non siano, che non vengano influenzati. Esatto, sì. È fighissimo, condivido. E noi ci siamo registrati all'inizio proprio per non essere influenzati da nessuno. Bello, fico, non vedo l'ora, stupendo. Io ti ringrazio tantissimo, siamo stati veramente tanto bene, abbiamo appreso alcuni aspetti della tua personalità che finora erano rimasti sommersi. È vero, non sono domande che vengono fatte di solito in nessuna intervista, ovviamente, perché sono un pochino più dirette a certi altri argomenti, quindi è stato fighissimo. Sono contento. Non vedo l'ora di sentire le vostre, infatti, aspetto con trepidazione. Io non vedo l'ora che il mondo sappia del paradiso di Nicola, perché mentre montavo il video mi stavano uscendo le lacrime dal ridere. Bello. Oddio. Perfetto. Va bene, noi ci risentiremo in privato, intanto ti mandiamo un abbraccione, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano anche attraverso il podcast e ci vediamo alla prossima. Ciao.